Un pizzaiolo di origini calabresi finito su TikTok. 10 aziende aperte nello stesso giorno e un maxi sequestro a 110 milioni di euro di finti crediti edilizi. Ecco l'ennesima truffa sui bonus, scoperta questa volta dalla Guardia di Finanza di Parma. Secondo l'inchiesta coordinata dal procuratore Davino, un ruolo fondamentale in questa vicenda l'avrebbe avuto un ex pizzaiolo che vive nelle campagne milanesi, un 34enne che è riuscito a interpretare da solo tutti i ruoli di questa commedia dell'assurdo. Ho avuto piacere, Carlo Marsilli. La caccia che sono stato a San Vittore, poi a Parma. Ah, in carcere, immagino. Eh sì, non posso dire altro. Pensate, in un solo giorno quest'uomo avrebbe dichiarato lavori edilizi mai effettuati per la bellezza di 14 milioni di euro, poi trasformati in crediti edilizi. Ma c'è di più. Questi crediti quest'uomo li avrebbe poi passati a 10 diverse aziende che avevano un elemento in comune. Appartenevano tutte a lui. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui stesso a costituirle appena 2 mesi prima che venisse messo in piedi questo gigantesco imbroglio. Io non c'entro niente, c'entro fondamentalmente aver dato la mia firma. Da ingenuamente, come un coglione, perché non lo so, un coglione, però mi sono fidato di un coglione. Ci siamo caduti tutti, nelle truffe ci sono caduto anch'io. Dai, ma non è possibile, il suo nome compare 200 volte sull'ordinanza. Purtroppo sì. Ci sono stati dei miei conti? No. Purtroppo non posso dirle niente. L'uomo nega tutte le accuse e in pratica sostiene di essere soltanto il prestanome di qualcuno. Scusi, lei ci è andato da commercialista? No, me l'hanno presentato una volta un ragazzo e poi con questo ragazzo qua hanno fatto tutto. Io ho firmato e loro hanno fatto tutto. Non posso dirle altro. Almeno il numero dell'avvocato non lo può lasciare? Avvocato Luca Giuliani. Scusi, ma... Mi ha seguito Berlusconi, quindi... Guardati. Accidenti. Nella storia di Rubi, conoscevo da tanto tempo. In realtà l'avvocato Giuliante aveva difeso Rubi Rubacuori. Il suo cliente oggi sostiene di non essere mai andato al commercialista per aprire queste società, ma di aver solo firmato delle carte. Ed ecco la versione del suo commercialista. Salve, buongiorno, anzi buonasera. Buonasera. Sono Carlo Marsilli, giornalista della RAI. Salve. Ah, buonasera. Senta, ma cioè... Voglio dire, le ha firmate queste società oppure no? E certo, erano te. Ah, perché dice cose diverse lui. Dice che addirittura i suoi documenti sono stati presi da un'altra persona e hanno fatto queste società senza che lui lo sapesse. Lui... Era qui, è venuto qui da me e si è presentato in notario. Cioè, perché sono venuti da lei? Le ho fatto l'attivazione, basta. Le ha fatto l'attivazione di queste società qua? Sì, okay. È venuto poi qui la Guardia di Finanza e ecco. Ha fatto i documenti. Ok. Ah, a posto. Ok, va bene. Arrivederci. Ma c'è un aspetto ancora più grottesco. I crediti creati dalle aziende del protagonista di questa inchiesta sono finiti in mano ad altre aziende sparse in tutta Italia, in un dedalo di scatole cinesi creato apposta per confondere e far perdere le tracce. Inchiesta emerge un'altra vicenda che ha dell'incredibile. Una parte dei finti crediti creati in questa truffa, ma parliamo di milioni di euro, finisce nelle mani di alcuni complici che hanno una caratteristica in particolare. Sono percettori del reddito di cittadinanza e riescono a monetizzare questi finti crediti nelle filiali di Poste Italiane. E Poste bonifica milioni di euro alle stesse persone a cui versava il reddito di cittadinanza. Sono stati poi scoperti percettori del reddito a cui risultavano intestate aziende edilizie milionarie. Noi ne abbiamo trovata una. Nel luogo più impensabile. Guardate che struttura mastodontica. È un edificio lungo 1 chilometro, migliaia di appartamenti. Siamo nella periferia sud di Roma e questo lo chiamano il serpentone del Corviale. No, guarda, hai visto? Quello era tutto il passaggio aperto, pubblico. Se lo sono chiuso con i mattoni e quello si è messo i leoni sul balcone. Vabbè. Ma quanti ci abitano qua dentro? 8.000. 8.000? Sì. Questi ascensori sono anni adesso che sta in queste condizioni, anzi... Ma gli ha dato fuoco?
Sì, ultimamente gli hanno dato fuoco. Qui la luce praticamente la sera non c'è, perché vede, qui ce n'era una che non funziona. Lì quella l'hanno tolta. Sì, ma tutto è così qua. Cioè, qui rischi di entrare e di, non sai se puoi riuscire. Sei segregato in casa. È un dedalo di ponti, cantine, garage, appartamenti occupati e locali abbandonati. Ed è qui che la Procura di Parma ha scoperto che 6 ditte individuali avevano commerciato crediti fittizi per milioni di euro. Insomma, è possibile, cioè qua dentro c'era gente che faceva milioni di euro. E qua voi non sapevate niente. Mi sa proprio di sì, perché qua mi sa che sti soldi sono spariti e non si trovano. Beato che ci ha fatto un buon utilizzo, fa così. Guardate, secondo la Guardia di Finanza in questi appartamenti è successo di tutto e adesso vi porto a vedere che aspetto ha una ditta che avrebbe costituito dal nulla 13 milioni di euro di crediti falsi per lavori edilizi mai eseguiti. Questa qua, ci vuoi rendere conto che questa è la sede di una ditta da 13 milioni di euro. E l'amministratrice di questa azienda vive proprio qui. Signori, buongiorno. Lei, signora Deborah, sì. Sono un giornalista, sto seguendo le tracce di una ditta da 13 milioni di euro. Insomma, qui c'è una ditta, insomma, qui avevo aperto una partita IVA. Mi trovo mezza a merda per questo casino. Però scusi, c'è proprio la sua firma. Non so niente, io sto pure quando mi è venuta la finanza a casa. Basta. 13 milioni di euro di crediti fittizi. Sì. Questi lavori dei 13 milioni erano su 80 immobili, di cui 5 su comuni soppressi negli anni 80. Lei peraltro è percettrice anche del reddito di cittadinanza? Se non mi tolgono quello non campo più. Magari è arrivato qualcuno e ha detto, senti Ebra, vuoi, non so, 2.000 euro, 3.000 euro, mi metti qua una firma. Ci mettiamo a posto, tanto non ti succede niente, no? Cercano i prestanomi. Si sta rapportando. Sta veramente.